Volevo fare un videoclip che fosse anche un po' un ponte tra il mondo classico e il mondo pop. Per il mondo classico, un brano per antonomasia famoso è il Capriccio numero 5 di Paganini, no? Che è molto virtuosistico e sulla chitarra si presta anche molto bene a essere suonato. A un certo momento, rimettendo a posto i miei vinili, ho sbucato fuori questo disco e ho scoperto che tutta la forma armonica di questo brano era simile a quella del Capriccio di Paganini. Praticamente si potevano sposare. Con Roberto Fabbri, classica e pop si incontrano e si amano. Concertista, compositore, autore e didatta, si è posto l'obiettivo di riportare la chitarra classica al grande pubblico e negli importanti cartelloni concertistici, facendo dialogare il passato con il presente. Io non voglio disconoscere l'importanza del nostro passato, anzi che è fondamentale, e l'importanza della musica classica. Però, rispetto al passato, noi viviamo una società che è così contestualizzata anche dal punto di vista musicale, e allora il linguaggio deve essere anche quello contestualizzato, deve essere un linguaggio che la gente è in grado di recepire. E allora ecco, il mio è un linguaggio che attinge al pop, al jazz, al rock, diciamo attraverso la lente della mia cultura classica, insomma filtrato da questa lente, e credo che di riuscirci. Ci sta decisamente riuscendo, visto che è la terza volta che si esibisce all'Auditorium, dove, eccetto il suo, non ci sono in cartellone altri concerti di chitarra classica. Quest'anno poi il titolo che ha scelto per la data del 27 dicembre al Parco della Musica è luminosamente privo di equivoci, quasi un inno, chitarra. Sul palco con lui ci saranno l'Orchestra d'Archi e il Coro dell'Accademia Nuova Musica di Roma e naturalmente il Roberto Fabbri Guitar Quartet. Meglio varcare la soglia senza limiti perché nulla sarà scontato. Nella fusione tra modernità e tradizione ci sarà spazio per virtuosismi, videoclip, spiritualità e pop.